La Canottieri Germignaga è una delle due società col maggior numero di equipaggi iscritti a Eupiglio per i campionati italiani Iole, Lariane ed Elba. Lo scorso anno 5 titoli, Mauro Cadei, quest'anno sicuramente già dal punto di vista della quantità è molto positivo poter contare su una partecipazione così ampia. Sì, cercheremo di migliorare il piazzamento dell'anno scorso. Ci sono buone prospettive, però finché non domani sera posso dirti qualcosa di più preciso. Un anno molto particolare con il lockdown, siete rimasti comunque in contatto costantemente con i vostri ragazzi? Sì, siamo rimasti in contatto e oltretutto abbiamo dato la disponibilità ai ragazzi di usare il remergometro a casa loro per cercare di tenerli tutti uniti facendo dei video allenamenti. Com'è stata poi la ripresa? È venuta gradualmente? Sì, è venuta gradualmente, ma piano piano, tenendo monitorato tutto, perché è un anno problematico. Com'è organizzata l'attività dai più piccoli ai più grandi? Come sono seguiti? Sono seguiti da vari allenatori, partendo dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 e mezza di sera. Tutti assieme, piano piano, tenendo le distanze, anche se dopo guardi fuori c'è in giro tanta gente senza mascherine e tutto. Al di là dei titoli italiani, al di là dei successi, quella che è la soddisfazione che si rinnova in anno è quel ricambio generazionale che a Germignaga non manca mai. Sì, no, perché il ricambio generazionale di vogatori e anche di dirigenti, perché a partire dal vicepresidente, che è Fabio Porcelli, che domani è ancora a Quaremare dopo quasi 20 anni di attività.